creato il Deco per tutti i prodotti locali, come si è visto nella leggenda, che è l'olio, lo zafferano, la montelevone, i gnocchi, gli ubrichelli, quindi tutto quello che è la catena agroalimentare e nel futuro anche quello che è la catena artistica, artigianale, e anche le feste, le sacre, se sono tipiche e hanno una certa tradizione storica, anche loro hanno la possibilità di avere il riconoscimento Deco. Italia, da quello che io ho guardato a occhio e croce, credo che siano in tutta Italia più di 300 comuni. In Umbria mi risulta che ci sia Orvieto, Narni e Monteleone. Si andrà a fare l'analisi di quelle che sono state le domande presentate, la maggior parte delle aziende monteleonesi ha aderito e si riunirà una commissione, la commissione creata ad hoc per il Deco, e da lì inizia l'iter e quindi il comune da parte sua farà la registrazione del marchio. Dopodiché ci sarà tutta una parte di comunicazione. È la possibilità concreta di rafforzare l'identità del territorio, l'identità dal punto di vista delle produzioni agricole, ma anche della capacità di fare, del saper fare delle nostre donne, dei nostri uomini che appunto hanno anche saputo tramandare nel tempo le tradizioni e le informazioni giuste per poter appunto valorizzare e curare tutto ciò. Credo che sarà importante a sostegno dei nostri produttori, è un'occasione in più per vendere i nostri prodotti anche per il turismo, e altri comuni hanno iniziato ad utilizzare Deco e questo può anche voler dire avviare una rete di comuni che salvaguardano l'identità umbra, l'identità delle nostre clienti. Oggi per Monteleone è una giornata diciamo importante perché è stato tenuto a battesimo un progetto Deco che potrebbe essere, e quindi dobbiamo lavorare per far sì che lo sia, la piattaforma, se volete, il contenitore affinché possano essere utilizzati tutta una serie di valori e quindi di patrimoni che a Monteleone abbiamo. Il territorio viene promosso da quelle che sono già le attività in essere della Prologue, penso al presepe vivente, penso alla banda musicale, penso al corteo storico, che sono i nostri ambasciatori poi anche al di fuori dei confini strettamente comunali. Deco può essere un'opportunità per valorizzare e promuovere il territorio sotto l'aspetto produttivo, ma anche per promuovere quella che è la tipicità e valorizzare quelli che sono gli aspetti legati alla tipicità di un territorio importante come quello di Monteleone.